tema, insomma, che stiamo affrontando oramai già da tempo anche con questa pandemia, e sicuramente il tema del lavoro agile, il tema di come i dipendenti, insomma, capitolini, e quindi insomma tutta la pubblica amministrazione sta portando avanti questo. Allora, va detto che l'amministrazione ha fatto veramente un grande salto in avanti su questo settore, e proprio ieri, quando abbiamo anche in una seduta di commissione, abbiamo insieme alla congiunta bilancio, abbiamo esaminato insomma bilancio di previsione, si parlava anche delle attività e dei futuri sviluppi che sono assolutamente in corso anche col nuovo piano per il lavoro agile, sostenuto ovviamente dal governo con gli indirizzi che sono arrivati. Quindi, come dire, io ritengo, riteniamo questa mozione, nonostante possa, come dire, avere dei punti che sono condivisibili, però nel complesso stiamo parlando di un'attività che è già l'amministrazione sta portando avanti, sta facendo anche con una certa efficacia, ecco. Quindi da questo punto di vista il voto sarà sicuramente quello di astensione, perché ripeto, non si vuole bocciare da questo punto di vista questo tema, perché è proprio un tema sul quale si sta lavorando. Tuttavia, proprio perché si sta lavorando, insomma, altri indirizzi che vanno, come dire, un po', sembra quasi per la prima volta, e in realtà non è così, insomma, ecco, l'amministrazione sta sul pezzo, anche gli assessorati e i vari dipartimenti, e quindi in questo senso ci asterremo su questa mozione. Grazie.